L'ospite di oggi lo presentiamo come ex consigliere comunale, per cui non rischiamo nulla, no? In questo momento in cui il centro-sinistra è... Come è messo il centro-sinistra in questo momento? Consigliere del disciolto comune Aggiungiamo anche per questo. mafia, sì, sono un ex consigliere comunale. E invece il centro-sinistra attuale? E invece il centro-sinistra attuale si sta interrogando come affrontare questa campagna elettorale importante. Partiamo da questo, da quello che pensavamo fosse, quando ci siamo messi d'accordo qualche tempo fa, il tema dell'intervista. Cioè lei candidato, resta candidato del centro-sinistra, sì. Io ho candidato alle primarie del centro-sinistra, resto candidato se come penso non succederà, le primarie si faranno. Ma non si farà, si faranno, non si faranno. Ma l'impressione che io ho in questo momento è che non si faranno le primarie. L'ho pure manifestato, ho detto che non è una bella cosa, non è una cosa utile al centro-sinistra, non è una cosa, come dire, utile alla nostra città. Questo Anche perché è sta un peccato, cioè, penso che se anche dovesse essere questo. Se non è così, ovviamente ben lieto di dire mi sono sbagliato, cioè, si fanno le primarie, la città sarà chiamata a partecipare, ad alimentare un dibattito e quindi tanto di guadagnato per tutti, vedremo. perché il ministro, insomma, il commissario ci hanno detto proprio anche questa nostra web TV che si vota a fine maggio, quindi non è che c'è tutto questo tempo, insomma. Infatti, il tempo è come sempre è risicatissimo, molto stretto, oltretutto sono tanti mesi che si parla poco, che non si parla proprio delle nostre città. Rischiamo ancora una volta di non fare diciamo così, di non fare una bella battaglia, come è giusto fare per una competizione elettorale così importante per Corigliano. Finalmente c'è la certezza che si può andare a votare dopo un periodo lunghissimo di commissariamento dovuto per, diciamo, lo scioglimento per mafia, ma un commissariamento che purtroppo dura da tanto tempo, non parlo dei commissariamenti storici, parlo di quelli più recenti. Questa città è di fatto dal 2005 sotto assedio, sotto Sotto tutela, tutela. commissariata o comunque senza un governo che possa dire di destra o di centro, di sinistra, un governo che possa dire questo qui è il governo legittimato a tentare di fare qualcosa per la città, perché poi un po' di orgoglio, di sano orgoglio, di centro, di destra, di sinistra, qualunque amministratore ce l'ha. Qui purtroppo siamo al punto che dal 2005, per le vicissitudini, per le vicende che ognuno di noi ormai conosce a memoria, e non le ripetiamo, che sennò scocciamo e annoiamo noi stessi forse, dal 2005 noi siamo senza amministrazione in questa città. E Andiamo, quindi la sfida è quella è di un po' duplice, certo. finalmente di cercare di dare un'amministrazione. Rimaniamo un po' nel centro-sinistra, ma pare che anche a livello locale voi non vogliate smentire Bersani, pare che state facendo di tutto per perdere. Intanto siete partiti, partiamo come PD, con un congresso che vi ha lacerati. Ma insomma, noi lacerati purtroppo non è il partito PD di Corigliano, non è come vediamo quotidianamente, non è, diciamo, non sono la politica o i partiti della Calabria. Lacerata è questo nostro benedetto paese, insomma, Ma partiamo da voi. lo vediamo quotidianamente, stiamo tutti quanti È impasse quello che si è, però impasse. rimaniamo a Corigliano, Per insomma, dai. rimanere a Corigliano, diciamo che il Partito Democratico non è che da oggi che, come, manifesta una dialettica anche molto accesa, se vogliamo, perché questo partito viene fuori non tanto dal congresso ultimo, che anzi, diciamo così, in qualche modo ha semplificato le cose. Questo partito viene fuori da un confronto che riguarda il giudizio, secondo me, e qui stanno le differenze e a volte anche le profonde divisioni, al giudizio di quella che è stata il nostro ruolo di governo in questa città. Questo è il punto vero. Ma cosa non Perché perdonate, per esempio, purtroppo. la maggioranza attuale del PD? Cosa non perdona, cosa non accetta? Chiamiamola della corrente Genova, che è anche legato all'amministrazione passata del centro-sinistra. Ma diciamo che questo tipo di semplificazioni, io non è che voglio fare, diciamo, voglio fare l'equilibrista, ma questo tipo di semplificazioni le ho sempre rigettate, le rigetto, non
non mi piacciono, non è questo il punto. Io sto al fatto che c'è chi, diciamo, in questa città ha governato a vario titolo. Diciamo, personalmente non abbiamo mai avuto ruoli di governo, abbiamo sempre cercato di dare una mano a quello che il partito di volta in volta era chiamato ad affrontare come sfida di governo, di opposizione, nel fare proposte, nel fare iniziative tese a produrre qualche risultato per la nostra città, per i nostri cittadini. Questo si è fatto. E quando si è governato, come dire, purtroppo ci siamo anche, che siamo stati chiamati alla prova del governo, ci siamo anche interrogati in quelle occasioni sulle scelte di governo che si facevano. Non sempre siamo stati contenti di scelte che si facevano, soprattutto, mi permetto di dire, soprattutto per quanto riguarda un dato importante, il diciamo così, il ruolo della politica nella città, il ruolo delle istituzioni. Questo è il nodo, che quando si è classe dirigente, oltre a preoccuparsi ed occuparsi dei progetti, della gestione del quotidiano, dell'amministrazione, io penso che una classe dirigente vera, che guarda alle prospettive, guarda al futuro, si interroga e si chiede come cambia la politica, come la politica svolge quella funzione fondamentale che io penso che ancora oggi debba avere e ha, che è quella di guardare all'allargamento, alle scelte democratiche, alla trasparenza amministrativa. Però ci deve perdonare. Questo è... Ci deve perdonare. Noi purtroppo siamo legati, come anche lei, come politica, noi come informazione, alla contingenza. Registriamo inizio di marzo, si vota a fine maggio, sono 2 mesi abbondanti. Avete avuto 2 anni di post Santa Tecla, potevate ragionare prima su queste cose alte e adesso trovarvi già d'accordo. Invece non siete d'accordo in vista delle elezioni. Ma diciamo che... Queste caselle, perché non le avete annerite? Questi ritardi ci sono, indubbiamente si sono accumulati per via di una fase pre-congressuale che è stata troppo lunga, che non si è chiusa, ma per vicende anche nazionali, regionali, purtroppo... Noi non è che siamo un partito che guarda qui e che guarda solo al proprio ombelico, insomma, è un partito complesso che guarda alle dinamiche nazionali, regionali. Forse noi non siamo stati bravi a uscire da questi vincoli. Quindi siamo riusciti a fare un congresso soltanto nell'autunno scorso. Se ci fossimo riusciti un pochino prima, ma io non credo che sia questo il punto, cioè nel senso la preoccupazione, cioè il problema non è che non c'è stato il tempo di annerire le caselle, di chiarire quello che c'era da chiarire. Il congresso di per sé che abbiamo fatto a Corigliano è stato celebrato anche in tempi abbastanza accettabili, compatibili con poi l'avvio di un processo, che in realtà è un processo per le amministrative, per adeguare il partito a organizzarsi al meglio per le prossime amministrative, per scegliere gli uomini, per scegliere i temi portanti, per fare le sintesi possibili, no? Poi ci torniamo su questo, cioè su come eventualmente una classe politica sa fare sintesi, cioè sa fare sintesi anche con quelli con cui non è che va proprio d'accordo, d'amore d'accordo, perché la politica è anche questo, alla fine, posizioni conflittuali, sintesi, però nel rispetto e anche se vogliamo nella misura del consenso, perché poi quello quando c'è, è evidente che uno è chiamato alla responsabilità, a quel consenso di portarlo avanti con quelle idee che l'hanno portato a quel consenso. E sta sintesi c'è stata? Al congresso la sintesi c'è stata inevitabilmente, noi abbiamo un segretario, una segreteria, si è lavorato, lasciamo stare, io non voglio entrare nella legittimità di uno di partecipare o meno al congresso, nella legittimità di fare tutti gli articoli che vuole, di criticare quanto si vuole, guarda, questo è una cosa che anche all'interno del mio partito, ogni qualvolta ho sentito qualcuno che dice sì però quello non deve parlare, però quello si rischia di mettere il partito in cattiva luce, queste sono tutte sciocchezze, per quanto mi riguarda non ho mai avuto nessuna preoccupazione, uno vuole venire al congresso, non ci vuole venire, vuole
dire sulla web TV, su Facebook, su giornali, la vuole dire facendo i comizi, parlando sui marciapiedi, dovunque vuole, può esprimere, questo per me non è un problema. Quindi il partito non è stato impedito dal fare il suo percorso, questo partito, indipendentemente da, giusto per dirlo, io questo è quello che penso, l'ho detto persino negli organismi nostri, non è la preoccupazione se Area Democratica c'era o non c'era, era nel partito o non era nel partito, anzi, per quanto mi riguarda, tutte le critiche sono sempre utili, secondo me, invece a crescere, a chiarire. Il punto è quanto si lavora da qualunque posizione, chiunque lo fa nel bene e nel male, quanto si lavora per uscire veramente dalle difficoltà, per mettere il partito nelle condizioni e si è lavorato per uscire dalle sabbie mobili, di scegliere gli uomini adeguati, giusti, di scegliere i progetti. Beh, si è lavorato, e purtroppo non si è lavorato in questa, perché attualmente in questa di area, ma non per colpa di Area Democratica, cioè, diciamo di un'anima del partito del PD, pare che tutto il centro-sinistra sia un po' in palle. Il centro-sinistra, quello che noi abbiamo conosciuto in maniera classica, non è che possiamo ragionare, perché qua sta cambiando il mondo ora per ora e noi ancora abbiamo in mente, in idea del centro-sinistra. Se dovremmo discutere anche di quello che è stato questo esito elettorale a Corigliano, questo delle politiche, voglio dire che ci presenta una situazione in cui il 42% dei cittadini coriglianesi non è andato proprio a votare, cioè questo è il punto. Beh, ma lei ci insegna che una cosa è l'urna nazionale, ci mancherebbe, comunale. E ci mancherebbe altro, altresì possiamo dire di quanto consenso ha preso anche qui il Movimento 5 Stelle, di quanto consenso ha preso qui comunque la PDL, che a cui noi attribuiamo, continuiamo ad attribuire, che sono un fatto oggettivo, le responsabilità che attribuiamo sullo sfascio ultimo, non sullo sfascio degli ultimi 50 anni, 40 anni, 30, no, dello sfascio degli ultimi tempi, se non le attribuiamo alla responsabilità della PDL, che, però tuttavia comunque la PDL, grazie comunque a questo sistema affaristico che c'è a Corigliano, che c'è un sistema affaristico, non è che possiamo disconoscerlo che non c'è, grazie a quel sistema è evidente che ancora oggi pesano, diciamo così. Lei dice ancora qualche voto da spendere. Beh, e ci mancherebbe altro, se non diciamo questo vuol dire che non abbiamo imparato niente da Santa Tecla e da tutto quanto. Noi dobbiamo anzi ripartire da questo concetto fondamentale, che qua è ovviamente una giunta regionale che è, diciamo, espressione di un modo di fare politica, di potentati politici, è evidente che anche in questa vicenda ha avuto un ruolo e una funzione, e quindi quel consenso. Però per dire, il centro-sinistra, per ritornare al discorso del centro-sinistra, noi non possiamo continuarlo a vedere e a leggere con gli occhi di quando anche a Corigliano pochi mesi fa ci siamo incontrati e abbiamo messo in piedi il centro-sinistra. Hai fatto voi la carta d'intenti, e appunto, cioè, voi dato una come dire, una fraseologia, anche una... Infatti noi ci siamo rivisti immediatamente dopo, abbiamo pensato di affermare il concetto che, per quanto ci riguarda come Partito Democratico a Corigliano, è fondamentale oggi pensare a un centro-sinistra dinamico nel senso, non da mo fino da qui a un anno dopo le elezioni oppure a quando ci sono le elezioni, no, dinamico nel corso di queste settimane, di questi giorni, di queste dire? Ore. Allora, significa ovviamente capire quello che sta avvenendo a livello nazionale, come come ingrana, come si rapporta anche alle posizioni che ciascun cittadino, ciascun dirigente politico, ciascuno dei soggetti che vuole stare in campo per le prossime amministrative, si può, diciamo, si vuole determinare. Per cui se c'è, per esempio, disponibilità rispetto alla gravità dei problemi che la città vive, rispetto anche alle difficoltà che vive la politica intesa, diciamo, quella nobile, quella che si preoccupa sinceramente di fare qualcosa di positivo, a fare una sintesi, diciamo, che possa mettere al sicuro la città rispetto al fatto amministrativo, beh, se ci sono tutte queste energie, queste forze che possono provenire da movimenti, da soggetti diversi, dalle professioni, dalle organizzazioni professionali, dalle associazioni, dai movimenti, beh, io penso che noi in questo senso dobbiamo pensare ad una coalizione dinamica e capire chi ha buona volontà da spendere nella linearità, nella trasparenza, è un concetto che appunto poi è espresso in termini molto, diciamo,
esplicite anche nella carta di intenti. Io penso quindi quella carta di intenti viene rivista, viene rivista solo nelle film. Quella carta di intenti, secondo me, viene offerta come possibilità di ulteriore implementazione, di ulteriori avvicinamenti a un ragionamento collettivo. Poi, se ci sono... è molto terra terra. Ma quindi siete a caccia di altri movimenti, di altri voti, di altre persone, di un superamento delle attuali candidature, di che cosa? Ma secondo me abbiamo l'obbligo, non di essere a caccia di, abbiamo l'obbligo di tentare di coinvolgere. Cioè, guardate, noi abbiamo pensato alle primarie, poi penso che ci ritorneremo. Abbiamo pensato alle primarie come non una necessità solamente, ma come una virtù, un'opportunità di partecipazione. Io così le ho viste. Anche se porta una sfiga. Vabbè, porta tutto, ormai è tutto porta sfiga, quindi non è che ci salviamo tanto facilmente. Se è questo, allora io dico che la partecipazione ben venga, l'allargamento. Quello che non è concepibile è che ci siano da qualunque parte quelli che additano le responsabilità degli altri. Allora, la responsabilità è dei giornalisti che non fanno bene il proprio mestiere, dei politici, di tutti indistintamente, perché non sappiamo più distinguere, e quindi ovviamente tutti hanno responsabilità, e così nessuno poi ne ha realmente. Ma la responsabilità è dei movimenti, perché qualcuno potrebbe pure dire: ma tutti questi movimenti che adesso additano le responsabilità, che dice che adesso ce la prendiamo noi in mano la situazione, ma quando la città chiedeva aiuto e l'ha chiesto terribilmente aiuto la città negli ultimi mesi, negli ultimi 2 anni, quando è stata offesa, umiliata, vilipesa, cosa si è mosso, cosa è immontato dalla società, cosa è venuto fuori? Allora stiamoci attenti alle responsabilità. Allora io penso che in un bagno di grande umiltà per tutti occorre, questo è un andare a caccia, occorre mettere insieme soggetti, purché siano soggetti in maniera che abbiano la concezione della politica che non è quella dell'affarismo, o quella che è capace di tenere a bada i tanti appetiti che ci sono. Certo, perché il nodo di questa città è che ci sono, comunque restano troppi appetiti ancora. Però arrivare a una, non sappiamo come definirlo, centro-sinistra, fronte progressista, questa cosa che state facendo senza primarie non è un non senso rispetto a questo senso di novità che diceva lei prima. Ma il punto, allora, per ritornare alla... Poniamo che non si fanno le primarie, cosa vuol dire? Che si decide a tavolino? Che si decide a tavolino, evidente. Il punto qual è? Che noi da soli non ce la si fa, parliamoci chiaro, non ce la si fa, questo centrosinistra probabilmente da solo non ce la fa, ma non è che non ce la fa, io penso, soltanto alla sfida elettorale, che è già fondamentale, ma poi c'è una sfida di governo che è ancora più complicata. Questa città non può essere governata con i canoni classici che abbiamo conosciuto. Allora si fa una coalizione, c'è la ripartizione degli assessorati, delle poltrone, c'è a tavolino anche lì le prospettive dei singoli, poi ci sono le regionali, poi ci sono le provinciali. Allora questa città, per la complessità insita già in sé, perché questa città è una città complicata non da oggi, da sempre, e che ovviamente alla prova del governo, io penso che in passato non ne salverei proprio, ma davvero nessuno di quelli che hanno avuto responsabilità. Anche a sinistra? A sinistra, a destra, dappertutto, non c'è stata la consapevolezza di quello che ha significato governare questa città, perché gli amministratori di questa città sono stati i capicantieri di turno, sono stati quelli che hanno gestito le begucce o le questioncine così, ma progetti di lungo respiro, di ampio respiro, sedimentare modalità di governo, sperimentare innovazione nelle capacità di governo, ma basta guardare poi a quello che è la nostra, la situazione attuale dell'amministrazione. Cioè, io penso che un'amministrazione comunale dovrebbe funzionare anche quando per 2-3 anni un sindaco, un amministratore non c'è, perché dovrebbe funzionare talmente bene che la struttura dovrebbe mandare avanti il comune a prescindere. Come luce riflessa in qualche modo. Se funziona una struttura, non è che se c'è l'amministratore delegato di un'azienda funziona, se no no.
Cioè, per un po' di tempo la cosa dovrebbe funzionare, invece da noi non esiste proprio, non esiste. Se fosse così non ci sarebbe il commissario. No, ma poi lasciamo perdere la commissariamento per la mafia. La gestione commissariale. Però non è stato perché però perdone, faccio fare questa domanda. Perché voi come PD, non so, adesso sono un po' a disagio, ma come PD siete stati un pochino forse anche troppo silenziosi anche con questi commissari? Le pensa che abbiano fatto bene questi tre commissari? Io penso che questa sia una domanda più che legittima, anche onesta e giusta da fare, perché noi dobbiamo riconoscerlo, siamo stati all'inizio, avendo diciamo sollecitato il commissariamento, parliamoci chiaro, noi non ci dobbiamo scordare quello che è successo a Corigliano, perché è successa un'inchiesta a Santa Tecla che ha coinvolto direttamente il sindaco di questa città, e noi a fronte di quell'inchiesta terribile e dei contorni che si profilavano per il coinvolgimento anche di pezzi della struttura comunale a vario titolo, noi abbiamo detto subito: mettiamo al riparo la città, evitiamo il commissariamento, che a quel punto era diventato un fatto quasi matematico, cerchiamo di mettere il consiglio comunale e di tornare a eleggere organismi. Questo è stato. Non è andata così, il discorso delle firme, questa è storia, e questo è, credo che è un fatto da cui non si può prescindere. Sì. Poi magari qualcuno si annoierà a risentire questi ragionamenti, ma questi sono dati troppo importanti per lasciarli così in sordina o per lasciarli in penombra. Sono fatti invece che vanno messi in grande evidenza. Dopodiché c'è stato lo scioglimento, e noi a quel punto non abbiamo potuto fare altro che, diciamo, esprimere come apprezzamento per la scelta del, tra l'altro l'ha fatta il ministero Maroni, l'ha fatta lo scioglimento per mafia, non è che l'ha fatto il governo di centrosinistra. Non abbiamo potuto fare altro che esprimere soddisfazione, quantomeno per una città che veniva messa al riparo e veniva messa in sicurezza. Poi certo, il fatto della possibilità che i commissari potevano fare, diciamo, azioni positive per garantire ai cittadini il governo positivo della città, questo era una speranza, non si è realizzata. E noi da quel momento in poi, quando abbiamo capito che questi commissari, non il commissariamento in sé, ma che questi tre persone non erano adeguate o che svolgevano in maniera, diciamo così, impropria, la vogliamo dire così, la dico io, non la dice nessun altro, ma l'assumo io la responsabilità, è impropria, perché per quanto mi riguarda, quando tre commissari che vengono sono chiamati a gestire un'amministrazione comunale sciolta per mafia o per collusioni o per inquinamenti vari, di fatto, al di là del, poi l'abbiamo visto anche in questi giorni, no? La propaganda, vengono i ministri, al di là di qualche manca la città, qualche fiore all'occhiello, in realtà, diciamo, azioni mirate in questo lungo periodo, che sono stati 2 anni, in questo lungo periodo azioni mirate per promuovere un'idea diversa del governo della città, per affermare il principio di legalità in queste città, per affermarlo e per costruire strumenti che anche dopo che loro se ne saranno andati, questa città in qualche modo si può dire che è stata messa un po' più al sicuro. Non ne abbiamo visti, non ce ne sono stati. E noi, da questo punto di vista, anche sul fatto che poi oggettivamente, anche sulle scelte amministrative, c'è stata un'assoluta inadeguatezza, noi, non solo noi come PD, ma io parlo per me, chiaramente per noi, noi siamo stati molto timidi da questo punto come di mai? Vista. Siamo stati timidi, secondo me, perché abbiamo voluto mantenere un profilo di correttezza istituzionale che in alcuni momenti, parliamoci chiaro, non è responsabilità. Quando si è eccessivamente responsabili, poi si diventa conniventi. E così è stato. Non è che avete avuto paura di essere impopolari, magari voi andavate contro i commissari e il popolo poteva dire: ecco, quelli sono per la mafia. All'inizio sì, all'inizio penso che sia stata questa cosa. All'inizio penso che ci sia stata anche la preoccupazione, dopo che noi avevamo invocato il ritorno, diciamo, a una...
All'inizio c'è stata questa preoccupazione, secondo me anche inconscia, se vogliamo, non deliberata oppure non studiata, per intenderci magari. Cioè, certe volte si studia pure poco, cioè si programma pure poco. Ed è un male. Sì, hai voglia, se è un male. In politica non si può, si deve programmare tutto, non si può improvvisare. E alcune volte pure noi improvvisiamo, abbiamo improvvisato. Però in quel caso sì, all'inizio probabilmente c'è stata questa scelta. Devo riconoscere, per esempio, a fronte di alcuni che immediatamente erano pronti ad aprire, a sguainare la spada contro i commissari, che io sono stato, devo dirlo con estrema, diciamo, sincerità, io sono stato uno tra quelli che all'inizio ho voluto dare il beneficio dell'inventario a questi commissari. O comunque c'è, cioè, un'apertura di credito, diciamo, dovuta a... Si è pentito? Sì, sicuramente mi sono pentito, perché probabilmente... È una bruttissima parola. Sì, ha ragione. Vabbè, ma noi le diciamo in tutta sincerità. Sì, torniamo al fatto... Più che, diciamo, penso che sarebbe stato... Penso che se avessimo posto... poi non è che sono stato... Abbiamo ragionato, insomma, poi di volta in volta, e poi alcuni passaggi ci sono stati. Ma se l'avessimo posto con estrema... diciamo con estrema forza alcuni punti, e avessimo posto alcuni paletti, probabilmente anche questi commissari si sarebbero dovuti un pochino più acconciare a quelli che erano le reali necessità, città. Della nostra città. Torniamo invece un po' a bomba al discorso, anche bomba non è il massimo in questo caso, al discorso elettorale. Allora, voi avete avuto un'ultima riunione, vabbè, diciamo che siete un pochino in mezzo al mare in questo momento. Ci sono forse più di una rotta e forse anche più di un eventuale capitano. Come se ne esce? Ma io stavamo parlando prima. Se ne esce, secondo me, necessariamente, sapendo che noi dobbiamo fare una battaglia bella, come centrosinistra, come Partito Democratico, noi dobbiamo fare, diciamo, dobbiamo cercare di fare la nostra parte, di fare il nostro, diciamo, di dare il nostro contributo. E ovviamente noi ci dobbiamo candidare per governare la città, cambiarla, offrirle una prospettiva sicura e offrirle la possibilità di essere rimessa su un percorso di crescita, che è possibile, perché poi, diciamo, noi siamo in una realtà in cui, grazie a Dio, ancora, malgrado le brutture che guardiamo, che vediamo, i tanti ritardi che accumuliamo, i danni che sono stati dati a questa città, i colpi che sono stati dati a questa città, noi comunque abbiamo ancora tanta forza da spendere, tante energie, tante potenzialità, e questa è una cosa fondamentale e bella. Però poi c'è una strategia, no? come fare per fare questo? Noi, io penso che dobbiamo fare una battaglia per vincere, ma ovviamente nella chiarezza. Noi non è che possiamo fare una battaglia per vincere a prescindere, per vincere soprattutto poi anche avere la capacità di governare, quello che dicevamo prima. È molto giusto questo, però lei lo sa meglio di noi, è un uomo di partito, anche un leader di partito. Poi ci sono i numeri, prima di andare a governare bisogna vincere, giusto? O facciamo un discorso, sono primo, non ho vinto, sono secondo, tant'è che... Allora, un azzeramento delle attuali candidature può essere un'ipotesi? Ma un guarda, avvicinamento agli Algeri e ai Genova, perché insomma contano anche i voti, può essere un'altra ipotesi? Io dicevo prima che noi la ricerca che dobbiamo fare, affannosamente, quella sì, con grande diciamo passione, con grande determinazione, è quella di ricercare energie dovunque si annidino, possibilità, contributi, chiunque. Noi non possiamo andare alla ricerca affannosa di un pezzo, di un movimento, e poi magari tralasciamo energie consolidate. Noi dobbiamo intanto partire dalle energie consolidate che ci sono, mettendo in chiaro quali sono le modalità per stare insieme, e qui la capacità di fare sintesi, perché se non la si riesce a fare adesso, che siamo ancora alle fasi iniziali di una campagna elettorale, figuriamoci alla fase di governo. Quindi dobbiamo essere bravi, cioè, a fare sintesi ora e poi una volta che siamo al governo. Potremmo aggiungere, non siete capaci di farlo a casa vostra, potete farlo poi nella società civile. No, ma noi ci vogliamo provare. Questo, ma poi intanto voi se siamo capaci o non siamo capaci, questo sì, poi ma lo voi arrivate al contatto con le associazioni, con la società civile, legati da un patto che avete trovato a livello intestino o ancora di Ma ci mancherebbe altro. Noi l'altra sera abbiamo concordato
diciamo, nei nostri organismi, abbiamo fatto una riunione, una valutazione dell'esito elettorale, siamo incontrati con il commissario regionale con cui vogliamo continuare a dialogare, non per riportare sul tavolo regionale cose che riguardano Acquirigliano o per tornare a far manovre sotto tavoli e tavolinetti alla vecchia maniera, perché ovviamente sulla testa di Corigliano, se li trasferiamo tu cur, come è stato in tante altre vicende, noi ci ritroviamo come non ci siamo ritrovati senza consigliere regionale, senza deputati, senza consiglieri provinciali, senza nessun assessorato di nessun genere, quindi con un territorio completamente abbandonato da Dio e dagli uomini, con un territorio a cui non, diciamo, è stata negata la minima possibilità di avere rappresentante istituzionale anche esterno. Noi sappiamo quanto è importante avere rappresentante istituzionale, perché un altro nodo che noi dobbiamo avere a cuore, che dobbiamo tenere presente, è quello proprio di come ridiamo a questa città, a questo territorio, complessivamente rappresentanza a tutti i livelli. Non è possibile diversamente. Quindi, e all'interno fare sintesi significa questo. Ovviamente i movimenti, le energie che sono disponibili a fare questa, a fare un percorso di questa natura, io penso che più che, ripeto, additare responsabilità reciproche, dovrebbero mettersi in animo di capire la serietà dei soggetti in campo, la loro coerenza, la possibilità diciamo di poter portare avanti un percorso amministrativo per questa città, la forza di un po' di idee, un po' di consensi che ci devono necessariamente essere. Dopodiché, come si arriva a una sintesi possibile? Si arriva nel rispetto dei soggetti, perché quello che manca e che è sempre mancato è il rispetto, diciamo, delle sensibilità, il rispetto vero delle sensibilità diverse, delle anime, ma non all'interno di un partito, più complessivamente è un problema culturale, io penso, questo. Alla fine però, cioè, alla fine, se c'è un movimento, sì, che ha qualcosa da dire, che ha qualcosa da esprimere, ascoltiamo, diciamo. Noi non solo dobbiamo ascoltarlo, ma dobbiamo dargli anche l'apertura, diciamo, dobbiamo anche dargli strumenti e, allora, e apertura di credito. Non possiamo stronciare le gambe. Saremo un movimento serio, dice. Ah, Matt. Perché poi la politica locale si fa sui nomi. A noi, i candidati che sono sussurrati fino adesso, il centro-sinistra, lei, Leonetti, Salimbeni, Leonino, non vanno bene. Voi che fate? Ma ci mancherebbe altro. Non deve essere certamente questa una possibilità di chiudere a un ragionamento. Cioè, se noi eliminiamo la possibilità... Ma me l'ho dimenticato, Casciaro forse... No, ma chiunque, ci può mettere tutti i nomi che sono circolati e quelli che non sono circolati. Perché ce ne sono anche tanti che sono circolati nei corridoi, sotto i tavolini, in maniera segreta. Cioè, quindi voglio dire, non è che o si sono sussurrati che ci sono. Non è questo il punto. Io penso che... Non è una questione di nomi, non può essere una questione di nomi, ci mancherebbe altro, guai a noi. Il problema è rendersi disponibile a un percorso. Dopodiché, è una cosa semplice, se c'è il rispetto delle singole individualità, se c'è diciamo, il riconoscimento a ciascuno di poter esprimere nominativamente o in termini di proposta o in termini di idee qualunque tipo di ragionamento per far avanzare un collettivo, ma ben vengano tutti questi ragionamenti. Poi alla fine è evidente che bisogna trovare comunque un modo, una modalità per scegliere. Tuttavia per non è che lo sceglie le fosse, certo, chi deve essere, certo, il candidato. Tuttavia assieme per le primarie forse è andato il tempo, no? No, non lo so, ripeto. Però per lei sono essenziali le primarie, sarebbero essenziali. Guarda, io penso questo, penso intanto per chiudere il ragionamento, per completare il ragionamento sulla domanda che riguardava se arrivano dall'esterno a fare altre proposte. Io dico, se arrivano dall'esterno a fare altre proposte, anche nominative, ma ben vengano, ripeto. Ma poi come si decide? Mancando le primarie, come si decide? Allora, il punto è proprio lì. Il punto è proprio lì. Siccome non è che ce la inventiamo da oggi, le primarie sono nate. Se fossimo in America, lì cascherebbe l'asinello dei democratici, cioè, no? Il simbolo dell'asinello americano. Ma anche in America non è che si fanno le primarie per tutte le cose. Per il presidente sì, ma noi non stiamo eleggendo il presidente degli Stati Uniti. Dobbiamo eleggere il sindaco. Io sono per le primarie, perché io penso, così come la legge 81, no? Quella per l'elezione diretta dei sindaci, si dice peste corna, si dicono tante cose, ci sono dei limiti, poi ci sono troppi, certo, eccessi di leaderismo. Però abbiamo capito che la sua idea non è...
unità di tutti. Come se ne esce? Cioè, come si sceglie sto candidato? Allora, non c'è chi lo sceglie? Io posso dire questo per quella che è stata l'esperienza che ho vissuto, che ho visto nel corso degli ultimi anni, no? Quando ogni volta si è provato a mettere insieme una coalizione, poi al dunque, chi lo sceglie? E ognuno giustamente dice, io voglio questo, io voglio quest'altro, penso che debba avere questo skill o questo tipo di, diciamo, di conformazione culturale, mentale, identikit, cioè, e un altro che ne voleva un altro. Allora, se si è onesti, ribadisco, e se si è rispettosi e culturalmente aperti, che questo è il limite di fondo, non del centro-sinistra, della politica più complessivamente. Noi non dobbiamo farci permeare positivamente, dobbiamo farci, coinvolgere, dobbiamo farci anche occupare, se vogliamo, dalla gente, dalla partecipazione popolare. Ma se questa non dobbiamo avere nessun timore. Non c'è? Se c'è questa onestà, alla fine, metodi, a meno che non c'è qualcosa o qualcuno che si erga e che venga portato come qualcuno a cui nessuno potrà dire di no, ma se ci sono soggetti e figure di questa natura, ma che ben vengano, ma benvenute, andiamone a ricercare, andiamone a offrire, ma è evidente che per come ormai la politica è disarticolata nel nostro territorio, ma non solo nel nostro territorio, per come anche individualizzata, e non sempre, purtroppo questo è un fatto positivo, anzi non lo è affatto, perché l'individualismo non ha mai portato a niente di positivo e di buono. Io penso, alla luce anche delle esperienze, se siamo un po' onesti, è che a un certo punto far di necessità virtù attraverso il gioco delle primarie, ed ecco perché dal congresso del PD si era detto, a parte che non vogliamo nessun ragionamento con quelli che si sono resi responsabili o corresponsabili dello sfascio, perché questo resta il numero uno, non è che ce lo possiamo scordare, cioè l'UDC e la PDL, tutti i soggetti che in questa città se ne sono stati in silenzio quando la città piangeva, questi non possono avere, diciamo, trattamenti o possono avere percorsi comuni con il centro-sinistra o con le forze che si promuovono che, diciamo, in un'alternativa di governo. Comunque bella intervista, che alla fine, mancando però questa scommessa eventualmente delle primarie, si vada a servire dalla vostra parte almeno un brodino un po' riscaldato. Sì, no, infatti il punto è proprio questo. È un rischio che io denuncerò in maniera netta, costi quel che costi. Stiamo ragionando di questo, in effetti, in fondo, no? E non può anche da voi. A chi pensa ancora che le cose si possono fare e si possono accomodare, così come si è fatto negli anni, rimanendo poi di volta in volta al palo, perché tanto poi dice c'è sempre un'altra occasione e c'è sempre una responsabilità che è di tutti, poi perché poi non sia di nessuno. Non è così, questa volta non può essere così. Di fronte a quello che la città sta rischiando, se il nostro silenzio sarebbe delittuoso e sarebbe irresponsabile. Semmai c'è stato, come facevamo autocritica prima, così come non ci potrà essere ulteriormente. Ma io il concetto lo voglio completare anche questo, sul discorso delle primarie come necessità a un certo punto, perché di fronte al metodo di scelta, ma perché preoccuparsi se 1, 2, 3, 4, 5... A Roma ci saranno le primarie, così come ci saranno a Trapani, ci saranno a Siracusa, ci saranno a Catania, ci saranno a Viareggio, in altri comuni come ad Acri e tanti altri comuni si sono già fatte. Ci saranno le primarie, che sicuramente non sono il massimo chissà di che cosa, e chissà, magari in questa situazione non so quanto possono essere appetite, possono aprire ancora di più alla partecipazione, ma è una scommessa. Allora, le primarie come, diciamo, una modalità di provare a ritornare a discutere di problemi, a mettere in campo idee diversificate, diverse, anche a misurarsi. Maledizione, perché non anche a misurarsi, perché non anche a dire ai cittadini guardate siamo questi, in maniera
in maniera pulita e trasparente, individuate chi tra questi possa essere, pensate possa essere meglio, diciamo, rappresentare le vostre esigenze, possa, sulle cui gambe può camminare meglio il progetto del centro-sinistra. Allora, questa è la necessità, questa è la cosa che dicevi giustamente, e questa è la necessità, però non tutti vivono come necessità nel suo, e però condizione. E però anche la, diciamo, la necessità, perché altri metodi io non ne trovo. Tranne quelli dei salotti che decidono per tutto. Dei salotto dei tavolinetti. Senta, l'ultima domanda. E poi quindi siamo fuori la tempo. Ma già la invitiamo a farsi un altro passaggio quando è padrone come tutti gli altri. Quelli che vogliono venire, quelli che non vogliono venire. Sono fatte loro, quindi quando vengono a casa nostra. E quando quale tempo ci vuole per capire se siamo davanti alla novità, qualunque sia, o alla nuova fregatura a sinistra, secondo lei? Quanto dobbiamo aspettare per capire che c'è il burlino freddo? Ma io penso che il tavolo del centro-sinistra ha solo una strada e non ha molto tempo. Ci si dovrà riconvocare, credo, forse martedì, quindi domani, o nei prossimi giorni. Io penso che il tavolo del centro-sinistra non può che prendere atto della necessità di lasciare aperto il tavolo, così come un po' era partito, ma poi c'è stato un momento di chiusura, ma riaprire il tavolo alle forze e quindi immediatamente individuare soggetti che possono essere, sollecitarli anche, facendo anche sforzi, perché come sta facendo anche Bersani in queste ultime ore, si sta prendendo improperi, offese da Grillo, eccetera, ma lui deve insistere, perché il dovere in questo momento è quello di insistere su un percorso, anche a Corigliano. Noi dobbiamo insistere, apertura, 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 i movimenti, quelli che sono sani, perché non tutti i movimenti poi hanno le carte in regola poi dici, ma chi è che le stabilisce le carte in regola? Ma se ci permetti, se c'è qualcuno che dice che noi non, che qualcuno dei partiti o il PD non ha le carte in regola, se ci permetti possiamo pure dire noi, a qualcuno possiamo chiedere il conto, cosa hanno fatto in questi anni, no? Ognuno può dire agli altri cosa hanno fatto, ognuno poi potrà andare a vedere negli armadi degli altri quanti scheletri che ci sono, così come qualcuno può venire a vedere nei miei armadi, ci può venire quando vuole, ci mancherebbe altro, ma se ci permetti qualcuno può andare anche negli armadi degli altri, non è che quegli armadi o sono aperti tutti oppure sono tutti chiusi. Il mio sicuramente, personalmente, non è chiuso. In ogni caso, il centro-sinistra farebbe bene, io ritengo, a riconfermare immediatamente questo tavolo come punto di partenza per un allargamento e rifissare con estrema chiarezza e con estrema diciamo certezza le date in cui si devono celebrare le primarie. Diversamente il centrosinistra, nel momento in cui non fa questo, ha già perso troppo tempo e il centrosinistra è destinato, secondo me, a conciarsi a qualunque soluzione che verrà magari dai tavoli, in questo caso non possiamo dire romani ma catanzaresi, ma che non so che spazi potranno che potranno avere, e spazi ovviamente che, indipendentemente da quella che potrà essere la soluzione, potrebbe anche qualcuno dire facciamo una sintesi sulle fosse. Per quanto mi riguarda, se dovesse essere questo, le fosse non è disponibile a fare il candidato a sindaco di superamento, perché io penso che in questo momento soltanto un aiuto spassionato, sincero, di grande apertura, di disponibilità alla città intera può far emergere il candidato che deve portarci al candidato del centro-sinistra. Chiunque esso sia, io penso che è destinato a fare i conti con il rischio di un antipolitica dilagante, che ovviamente non si ripercuote negativamente sul singolo partito, in questo caso sul Partito Democratico, ma il rischio è che si ripercuota su un'intera coalizione, sulla città, perché ovviamente le forze interessate, le forze trasversali, forze che hanno a cuore gli affari in questa città, gli interessi di parte, sono molto molto attente e sono in forte fermento e in forte attivismo perché si continui a lasciarle impunemente e tranquillamente lavorare, e noi invece dobbiamo fare in modo che si tengano a difesa alta le sorti della nostra gente, dei nostri cittadini e del nostro territorio.